Carissime amiche e carissimi amici, ben ritrovati con piacere alla nuova puntata della mia rubrica intitolata Muto Complice. Questa puntata segue quella precedente, nella quale ho parlato di due conduttrici bionde che mi sono veramente simpatiche. Sto parlando di Eleonora Daniele e Federica Panicucci. Io sono un fan da anni di quelle due. Faccio complimenti per la loro eleganza. Ora musica. Qui in questo caso non metto sponsor per evitare che succedano bordelli. Perché puntata straordinaria questa? Beh, la puntata è straordinaria perché siamo già mattina e generalmente la trasmissione di mattina la facciamo una volta alla settimana. O di mercoledì o di giovedì, come capita. Musica adesso. Vediamo se. Musica adesso! Momento di pazienza. Giorgettina si trova alle Canarie da qualche mese. Tutti i giorni sta al mare ed in piscina. Fai bagni senza pensare alle sue cose e ai suoi parenti. La sera Giorgettina, dopo un bel bagno nella vasca, si veste tutta bella ed elegante, e scende dalla camera d'albergo vestita, e ai piedi le ciabatte alte di sughero senza le calze. Giorgettina va a mangiare all'albergo, al ristorante, quel ristorante con cucina internazionale. Giorgettina si trova bene alle Canarie, tutti i giorni sia al bar ed in piscina. Si diverte facilmente, tutta contenta, senza pensare ad altro. E la sera Giorgettino, dopo un lungo bagno, si veste tutta elegante e scende dalla camera vestita, e dai piedi le ciabatte alte di sughero senza calze. Si veste elegante e scende dalla camera vestita con le ciabatte alte di sughero. E Giorgettina, la 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 la. E Giorgettina la sera scende dalla camera e va a mangiare a quel ristorante di quell'albergo. Giorgettina scende dalla camera tutta bella ed elegante, e dai piedi le ciabatte alte di sughero senza le calze. Bene, il titolo di questo mio brano è Giorgettina alle Canarie. Detto questo,